La cicala. Le sue caratteristiche: è marrone o verde, è lunga dai 2 ai 4 cm, ha due ali trasparenti, due occhi sporgenti e tre occhi stimmati. Dopo 4 anni di vita sottoterra, escono dal suolo grazie alle zampe anteriori molto sviluppate e si aggrappano sugli alberi per effettuare la metamorfosi. Vediamo ora come avviene la metamorfosi. Escono dal guscio buttandosi verso il basso. Sfruttano così la forza di gravità che l'aiuta a uscire quasi del tutto dal guscio. Usano poi la forza degli arti superiori per uscire definitivamente. Lentamente il corpo si spiega sino a stendere zampe e ali, che crescono a vista d'occhio. La nuova cicala è ancora di color verde-azzurro e rimane immobile per qualche ora, sino a che il corpo si spessisce e diventa marrone nerastro. Quando il sole sarà alto, spiccherà il suo primo volo. I maschi sono dotati di un organo stridulatore situato alla base dell'addome e organi acustici coperti da opercoli laminari piuttosto vistosi. Emettono un suono stridente e monotono, prodotto da due piccoli muscoli che li fanno vibrare rapidamente. Questo canto che risuona in estate ha la funzione di richiamo sessuale per le femmine. Quando queste raggiungono il maschio, ha luogo il corteggiamento e poi l'accoppiamento, che dura diversi minuti, durante i quali i due animali rimangono attaccati.